pronto. E c'è il signor Basilio? No. Ho fatto chiedo che venno male. Sì. E c'è il signor Basilio? E il signor chiedo signora Danas. Danas è essere? Ah, società Danas. Chiede l'autostrada Danas, capito? Come... Che situazione ci sono? Che c'è? No, ero qua un esposo, voleva parlare con suo marito, gentilmente, suo papà, suo figlio, non lo so chi è. No, ma è mio marito. Se mi può passare, gentilmente. Sì. Grazie. C'è chi dirla? Ah, che mi faccio, non capisco. Io pronto, non chi va? Buonasera, sono quello della NAS, io. Sono Cicino Lobalbo. E lei ho fatto il Basilio, lei signor Ricciardo Basilio, fratello di quello che vende il miele? Sì. Come sta intanto? Buongiorno. Bene, voglio. Sentisse una cosa, siccome noi abbiamo avuto un esposto qua, noi ci siamo in NAS, no? C'è stata fatta una spia di chi di Dani da forestale. Che lei dice aveva armi in casa? Da forestale? Non lo sento bene. Allontanarsi un pochino la cornetta. Lei per caso è uno che va a caccia? No. E ha un fucile in casa? Sì, un fucile ce l'ho. Ma l'aveva dichiarato? Come no? Un fucile l'aveva dichiarato? Sì, quando il cattao e dopo ci fu una volta il tipo si andasse a dichiarammo, non so, le chiamano la caserma. Dichiarammo, tanto fece la dichiarazione una volta, ci fu un richiamo anni fa per tutti, gli aveva fucile. E io ci tanto disse come erano tutti, ne aveva tre, dopo uno mi veniva e nei due. Comunque ci spiego subito com'è la situazione. Sì. E io tanto sono un pazzo famiglia come lei, io in certa età non sono un ragazzo, mi permetti di telefonarci perché non è giusto far arrivare dopo in NASA a polizia, perché noi ci siamo a polizia in NASA di Messina, no? È inutile far arrivare la camionetta dopo a gente che vadono, lei mi capisce, no? La ringrazio. E allora io cercai di, siccome sta giustizia di gente onesta, lavoratore, cercai di chiamarla per telefono. Bravo. Allora qua è successa una storia, no? Che quelli piegati a forestale hanno fatto un esposto. Dice che controllando certe zone da voi, certe campagne, certe cose, hanno scoperto un casolare intestato a lei, c'è sta spia fatta, una denuncia anonima, di cui dentro c'erano bombe a mano, cartucce di guerra, proiettili che di plastica per fare esercitazione, tre fucili, quattro binocoli, polvere da sparo, non so, cioè che roba di 16 kg. Ora qua è successa una cosa, no? A come io ho capito la situazione. Lei tantissimi anni fa faceva delle spie. Se dopo c'era qualcuno che costruiva e lei magari faceva telefonato comune, oppure chiamavo vigile, cose che facciamo quasi tutte, sì, no? Vigile, le ho chiamato perché hanno fabbricato al limite mia e senza, come si chiama, mi hanno dato sempre fastidio. Le ho chiamate vigile, è vero che tu dici lei. Io non è che ci dico buci. Ora purtroppo lei capito a chi che lei ci vuole mettere do culo, parliamo fra mascoli. Sì. C'è qualcuno che a lei vuole inculare. Sì. Mi scusi, sì. Io volessi parlare quanto con lei. E pensate che c'è che una volta una decina d'anni, 12, 15 anni, forse 15, sì. All'incirca, perché prima che io fabbricai, che al lato fabbricai una casa nuova, io avevo un casolare sì vecchio e bucano di buca per poter da casa vecchia, il Cristo abitanti dell'Australia dopo venivo e cattavo io, bucano da casa vecchia, io trovai a che ci conterono, c'è bomba a mano, rugginiti, a metà,
dico tempo a guerra, che l'ho orato a dire Mazzio, che era l'ausato. Dopodiché, allora, io chiamai i carabinieri, vennero, e avevano pigliato una mensa, una sana, capito? E come erano ridotte, e si puttano. E sto casolare, dico, c'è sempre, no? Il suo casolare c'è ancora. Ma lei un restauro? No. E dopo mi consigliano di fabbricare oltre, noi mi consigliano di fare, mi consigliò il giovane per poter demolire dietro e per fare nausea. Invece no, dice, lei dice, chi sto dicendo, l'asta dice, che da che c'è un po' fermica, dice che a casa ci viene meglio. E infatti così fisci. E come dico, si buttano queste bombe mensa, e bombe a mano da una volta, da lunghetta. Ma si buttano i carabinieri? Sì. Ah, vabbè, chi sto irregolare allora? Si buttano. E io come ho visto in tuo buco c'erano queste cose che io mi ricordavo al tempo a guerra. Pistola non ce n'erano, vero? Si buttano e poi non so, ci sparano e bombe. Qualche banda gli disparano e bombe, no? Luciano, sì. Ma pistole, fucile, queste cose lei non ne trovò? Non ho visto mai, sinceramente queste cose non ne so. E allora se va a darsi il gioco è una cosa falsa, cara. Se va a darsi perché c'è qualcuno che vuole un colare, va? Sì. Benissimo, senz'altro. Camadora io, per esempio, telefonai ai Vigili del Fuoco il 15 dicembre. Il 15 dicembre a me, la seconda volta che mi scoppia l'acqua, che c'è un pozzetto a terra a casa, due comune, e per male intenzione, due volte l'acqua, se ne non trovo mai aziende. Certo. E io ora, appena che un mese arriva, ci mandai all'elettro comune ugualmente che... E viene la seconda volta sto fatto, certo. Che mi raccontano le aziende, mi ci provvedono e mi ci fanno magari un'uscita, quanto se una cosa succede. Che vabbè, queste sono cose del comune, non sono cose che appartengono a neanche, mi capivo? Sì, certo. Comunque lei fa questa cosa, cosa sapeva che cartuccio vecchio, che cosa, fa se scompare tutte cose, non voglio mi ci vengono a fare una perquisizione a casa, mi capivo? Perché queste sono vergogne, mi capivo lei? Io ci chiamai prima come un padre famiglia. O signore che ci pensa io ecco. Cose non ne faccio. Ma a me hanno detto che siete cristiani buoni. Né di fucile vecchi e né di niente, io queste cose non ne faccio di niente. E hai due armi dichiarate, io un fucile che cattavo quando ho permesso a Messina un. Va bene, non si preoccupasse, vicino piccolo, da che tu ora morivo dopo Orazio. Ho capito. Che tu armaiolo, faceva pure l'armaiolo e vendeva diverse cose, cutette cose. E... Comunque se va a darsi maleggente, va bene? Sì, la ringrazio tanto. Io volesse conoscere e parlare quanto. Io vada, se Dio vuole la prossima. E ho fatto di Dumele, sogno io, sì. Niente, informazioni in casemma pigliamo. In casemma a Fagarra. Ok. E ne dissono sarà un fratello di uno che vende mele, non lo sapete, una fabbrica di mele. No, ma frate, fratello. Un poco di cupigione, non ho capito. Si chiama, e venne pure mele. Ah, okay. Ido venne tutti i giorni, venne mele. Ma che dice la signora Ido ci volesse che? Dice che ci volesse, che venne mele. Venne mele, proprietà sua, ne sai. Vabbè, se busco il pane, che va a fare un meschino? Appena a che punto, non è che... Certo, magari se non è mele, è sincero, campa, va, è pensionato, so frate. Ci dice che è caduto che ci mette con lo zucchero, io non ne piglio perché... Ma è pensionato, so frate? Sì. E come fa a venire sto mele? Uno che è pensionato viene mele? E purtroppo... Ma è mele buono a meno di chi lo fa, so, va, parliamo fra me e lei. Ma io... Intesso dire pure che mette zucchero, non lo so. Ah, chi poi... è sicuro? Perché dall'informazione adesso non sa quanto mele vinne. Un sacco di mele, ma chi sono un nero? Dopo no, non c'è una fabbrica che c'è un Vespaio, un'è registrata. No? Dopo fanno tutte cose abusive, sicuro. Non pagano tasse, non pagano niente. Non si preoccupasse che ce n'è pure un periodo quando sarà.
Non sento. Intanto lei mi sa dare se mala gente. Come vedere il caso, mi vuole dire. Ma questa va che bagare una pistola e basta, che maietta, capivo che, no, che non è registrata. No, niente hai. Il fucile dichiarato, ne avevo portato d'armi. Io vado a Ficarra parlando con lei domenica prossima, gli lascio un maresciallo da a Ficarra. E sicuramente passiamo dopo mattina, c'è un amico mio che fa cacciagione nella sua. Dopo Colombace, venia a ritirare un bacaro, venia a trovare, venia a bere un bicchiere vino nell'eva. Benissimo, mi fa tanto piacere. E poi ci dico pure quelli che ci mandano per telefono, non ci posso dire, sono segreti d'ufficio, quelli che ne mandano sta cosa, sta spia, mi capivo? Benissimo, ringrazio tanto. E sì, voglio conoscere, tanto piacere quanto. E c'è uno di Melazzo che viene qua a caccia. Sì, lo Duca per caso. No, non conosco. Non faccio qui, disse che era una volta che era dalla frappica di Dupasoli a Melazzo. Ho capito. E ora è in pensione, se non è qua quel giorno a caccia, gli ho fatto una casa. Comunque io passo il gioco, non si preoccupasse, ne beviamo due bicchieri di vino insieme, va bene? Sì, tanto piacere. E augurandovi anche pure che mi so, perché io... Vabbè, io chiamo due giorni prima, capivo, ce l'ha detto magari alla sua signora. Va bene. Così in amicizia, senza scopo, senza niente, perché lei mi pare un cristiano buono, un io santo. Io mi faccio trovare a casa. E di Messina? Di Messina sogno. Io stavo a Ganzirri però, l'ufficio l'avevo a Messina. Va bene, la ringrazio. Mi saluta la signora, a tutti, dopo. E mi scusi, Il signore che ci vede. Grazie. Grazie. Arrivederci. Lavoriamo bene, come vuole dire. Arrivederci.